da quanti anni ti dedichi ai tuoi bunker? Cioè, una delle tematiche forti del tuo parere. Sono i bunker. Diciamo, non faccio la premessa. All'inizio degli anni, ho iniziato all'inizio degli anni 90. Qual è stato lo spunto che ti ha spinto verso questa tematica dei bunker? Perché tu disegni dei bunker mimetizzati terreno. Inizialmente queste strutture erano appunto fulgenti atomici, forse. No, erano delle strutture architettoniche mimetizzate nell'ambiente urbano. Sì. Cioè, quindi accompagnate dal verde attorno, capito? Quindi si mimetizzavano queste strutture. Cioè, erano dei luoghi, praticamente, secondo me, dei luoghi di tranquillità, di stare tranquilli, di stare. Sì. Dei luoghi di ricerca, forse, ecco. Stare tranquilli e operare nella ricerca, era un po' questo. Sì, ma poi dopo queste cose sono servite, diciamo così, a conservare la memoria storica. Ecco lo scopo. Questo aspetto di conservare. Perché? Perché questa società sta dissipando tutto. Sì. Sta dissipando il Novecento, questa società non conosce di chi, non ricorda, non conosce di chi, dico Cavellini. Sì. Capito? Boys, non ricorda nulla, questa è una società. Savinio. È la figura di Cavellini. La figura di Cavellini, la figura di Cavellini è una figura centrale all'interno, perché quest'opera di storicizzazione. Ecco, perché ha coniato quest'autostoricizzazione, cioè. Lui non ha atteso che venisse storicizzato da altri, si è autostoricizzato.